Queste sono 3 giornate nell'arco di una settimana di mobilitazione che le organizzazioni sindacali faranno portando le loro delegazioni a Roma, in Piazza Santi Apostoli, davanti al Parlamento. Saremo presenti per tutta la settimana, anche con delegazioni del nostro territorio, per denunciare che questo paese è privo di politiche industriali e non sta lavorando opportunamente per la crescita e il sostegno al lavoro. Ci sono parecchi settori, fra l'altro, in crisi, no? Dalle acciaierie che sono sotto, ma anche bancari e poi comunque il commercio. Voi che cosa chiedete? Sì, sono tantissime le crisi aperte in tutto il paese, da quelle importantissime di ex Ilva, dall'Italia, a quella recente di Unicredit e del sistema bancario in generale, ma sono tante anche quelle a livello territoriale. Questo paese si deve dotare di una strategia industriale, deve favorire la correttezza anche della giustizia, perché anche nel nostro territorio alcune vertenze importanti sono bloccate da ricorsi pendenti ai tribunali che sono molto lenti ad avere risposta. Quindi ci vuole un paese più snello, un paese favorito da politiche industriali serie che oggi non ci sono. Questa mobilitazione che noi facciamo a partire dalla prossima settimana vuole da un lato difendere anche i primi risultati che siamo riusciti a ottenere in questi mesi, perché la discussione in Parlamento sarà complicata, ci sono migliaia di emendamenti. Dall'altra parte però vuole anche sottolineare che non basta ancora, abbiamo bisogno di un'inversione di tendenza più marcata. Se pensiamo a tutto il tema dei pensionati, esiste un problema di mancata rivalutazione delle pensioni che non può da noi essere giudicato un segnale positivo. C'è bisogno di interventi più marcati sul tema degli investimenti in questo Paese, investimenti pubblici, qualcosa si muove ma siamo ancora lontani da una politica ben chiara. Nel panettone dei Piacentini, quali sono, diciamo, i settori più a rischio? Abbiamo parlato appunto del commercio con Auchan, poi ci sono i bancari con Unicredit, quali altre piaghe aperte ci sono? Sì, ci sono queste grandi crisi nazionali, Unicredit, queste aziende del commercio in difficoltà. Oltretutto, adesso mi viene da dirla anche in questo modo, noi a Piacenza stiamo assistendo al proliferare di nuove aperture programmate nel settore del commercio, in un settore che per anni è riuscito ad assorbire anche i lavoratori espulsi da altri comparti con la crisi, ma che non può saturare il mercato di Piacenza col commercio. Un nuovo supermercato che apre vuol dire un altro che chiude, vuol dire negozi del centro che perdono attrattività e vuol dire comunque uno sviluppo non chiaro, non preciso di questo territorio, non programmato ma subito. Nel panettone troviamo quindi queste incognite, ma troviamo ormai da troppi anni una manifattura in questo territorio completamente bloccata, immobile. Siamo molto preoccupati di questo, oltretutto questo si incrocia con un altro pezzo che noi chiediamo a questo governo, c'è un rilancio del tema degli ammortizzatori sociali perché queste aziende, soprattutto nel settore della manifattura, che rischiano di terminare tutti gli ammortizzatori a disposizione e non avere un disegno di sviluppo del territorio, significa prospettare davanti a dei licenziamenti, delle situazioni per noi inaccettabili, quindi un panettone pieno di problemi a livello nazionale, a livello locale e lavoriamo per risolverli. Certamente è cambiato l'atteggiamento, però non possiamo essere contenti, diciamo, delle risposte che ci sono state date. Sono risposte molto troppo parziali, ancora una volta si va diciamo, ad incidere su aspetti parziali che riguardano per esempio l'evasione fiscale, senza incidere invece veramente sulla natura dell'evasione fiscale. Ci sono 9 milioni di lavoratori, pubblico impiego, industria, commercio, che appunto aspettano, stanno rinnovando i loro contratti in una situazione anche di economia particolarmente difficile. E come veniva ricordato, abbiamo aziende che stanno finendo tutti gli ammortizzatori sociali e le modifiche apportate dai governi precedenti certamente non aiutano a difendere questi posti di lavoro. Tanta la delusione da parte dei pensionati. Allora, noi abbiamo attraversato una fase di crisi, dove giustamente come sindacato abbiamo sentito che i pensionati in qualche modo
anzi non in qualche modo, hanno fatto cassa, hanno aiutato figli e nipoti, diciamo così, che erano in sofferenza occupazionale. Ultimamente abbiamo sentito qualche politico dire delle cose veramente inaccettabili, che sono quasi diventati dei parassiti. E c'è stata il 16 novembre una manifestazione appunto dei pensionati dove lo slogan era "non siamo invisibili", e certo riteniamo che le proposte di rivalutazione, stiamo parlando di 50 centesimi, sono un'offesa che non possiamo certamente accettare.